l'albero della vita. Parafrasando Maimonide, ovvero per abduzione, in quanto non deducibile per altri dalla citazione, chi attribuisce all'inconscio il primato del fallo non sa di esso che il semplice nome, l'oggetto al quale nella sua immaginazione questo nome si applica, è qualcosa che non esiste, è piuttosto una creazione e una menzogna, ossia un'immaginazione e una credenza. È come se si applicasse questo nome a un fantasma che i filosofi rubricano come non essere, poiché non c'è nell'essere niente di tale, ovvero non c'è nell'originario della vita. Il primato del fallo eredità dell'esperienza di Sigmund Freud è il tentativo impossibile di espellere l'originario, l'albero della vita. Non è l'albero del bene e del male l'originario, ed è sulla negazione ideale dell'esistenza dell'albero della vita che si edifica l'albero del bene e del male, che è l'albero del male tout court. E così la vita è un maleficio. Le donne sono malefiche. L'altro è nemico. Il piacere è malefico. La libertà è malefica. L'intelligenza non è tollerata. È la ragione per la quale è molto difficile riconoscere un'invenzione a qualcuno. Non a chi inventa, ma semplicemente a chi fa. Il principe Tommaso di Lampedusa dice che non è tollerato, no? Coloro che fanno non sono tollerati in Italia, anche altrove. A meno che non facciano secondo il pensiero socialmente corretto. Sarebbe buono solo ciò che è prerogativa del primato e dello standard che ne consegue. Freud arriva a scriverlo che si tratta di negazione col primato, ma sembra lasciare un arcano sessualis. Il primato del fallo implica la negazione del femminile. Se si sporgeva un po' di più da finestrino, poteva dire negazione della donna. E uno dei rari che da finestrino si è un po' sporto. Primato, che mantiene anche lo psicanalista e giurista Pierre Legendre, che peraltro si accorge che l'élite è composta da castrati, ma questo solo nei primissimi libri, in particolare nel libro Gli scomunicanti, che solo con il suo titolo originario, che è questo, solo in Italia è stato tradotto così, promosso diciamo da Armando Verdiglione, e che invece in Francia, censurato, con disappunto anche di Jacques Lacan, è stato pubblicato col titolo L'amore del censore, L'amour du censeur. Elite composta di castrati ai quali Platone ha dato in premio la vagina pubblica,
oltre che il governo della città. Sembra l'Italia provinciale dell'epoca, ciascuna volta, che è sempre presente l'epoca, anche nel suo passatismo e nel suo turismo, nel suo futurismo. Un gioco di parole che dobbiamo a un artista, commerciante e poeta, in arte Sarenco, Isaia Mabellini, nato a Brescia, o in di quella provincia. Qual è lo statuto dell'albero della vita? Che subito è trascurato, si può dire. Anche un esegeta molto noto, perché scrive anche sul Domenicale del Sole 24 Ore, Monsignor Gianfranco Ravasi, nel suo libro di lettura del Genesi, se la sbriga in fretta con l'albero della vita e si occupa di quello che interessa a ogni gnostico, ovvero all'albero del bene e del male. Qual è lo statuto dell'albero della vita? La questione aperta. Non la questione divisa in due, per stragnosi, non la questione del bene e del male, che poi nessuna somma del bene e del male integrata darebbe la questione aperta. La somma dei padroni degli schiavi non dà nessun mondo libero, non dà più la libertà della parola. Più nessuna chiusura, più nessun tabù del fare, più nessuna idea del corpo, da dove vengono le cose. La teoria del Big Bang è un'impossibile idea dell'origine. E più nessuna idea della scena, del dove vanno le cose. Poiché il corpo è in gloria e la scena è incorruttibile, per quanto la corruzione sociale dilaghi. Corpo in gloria, che sospende ogni credenza nella mortificazione da scelta impossibile tra il bene e il male. L'albero della vita, l'albero della questione aperta.